dagli insegnamenti dei maestri di luce. Raccolta nei giardini del cuore, sussurri dallo spirito. Sezione Ricordi del tempo. Titolo Vie che si incontrano. Ero da solo, arrabbiato, e davo calci a tutto ciò che incontravo sulla strada polverosa, animali o piccole pietre. Non avevo mai conosciuto una parola gentile. Nessuno mi aveva mai rivolto un sorriso. Forse ero stato abbandonato da piccolo, o chissà che altro, perché non conobbi mai i miei genitori e vissi i primi anni della mia triste vita presso persone che mi picchiavano sempre, fino a che, appena fu possibile, scappai via. Cosa potevo fare allora se non rubare? Molti mi dicevano che ero cattivo e da allora, in quel tempo lontano, mi convinsi di esserlo davvero e mi comportavo di conseguenza. Del resto, ogni giorno era una lotta per sopravvivere, per mangiare e scappare alle guardie che mi avevano già imprigionato alcune volte. Avevo trovato un compare della mia stessa forza e stavamo organizzando una prodezza, impadronirci della paga di alcuni soldati romani che veniva consegnata da una persona che doveva percorrere un tratto di strada isolato. Avevamo deciso di tramortirlo o di ucciderlo per impadronirci del denaro. Non ci impressionava certo un atto del genere allora. Avevamo studiato ogni minimo particolare. L'indomani saremmo stati ricchi. La giornata era piacevole e pigramente mi sdraiai all'ombra di un mandorlo in fiore. Stavo vagando con i miei pensieri quando arrivò il mio compare che si sedette vicino a me. Cosa pensi di fare con quei soldi? Io ancora non so di preciso. Quanto è sciocco, pensai. Me la spasserò un po', ecco tutto. Mi toglierò la fame, potrò pagare delle belle donne, bere finalmente vino buono e poi comprarmi degli abiti ed un paio di scarpe. Quelli che ho stanno cadendo a pezzi. Tutto qui. Mi sembra già abbastanza. E tu cosa farai? Il mio compagno mi guardò
scuotendo la testa e non rispose, rimanendo silenzioso vicino a me. La sua presenza mi irritò. Avrei voluto che se ne andasse, ma da una parte mi faceva piacere avere qualcuno vicino. Ma anch'io non dissi nulla. Non avevamo molto da dire, perché le nostre esistenze erano state molto simili ed avevamo commesso più o meno gli stessi reati, gravi e meno gravi. Tuttavia mi colse una certa inquietudine, una sensazione inspiegabile di disagio, di vuoto, ed all'improvviso la mia vita mi parve non dissimile da quella di una bestia, e così inutile. Perché ero qui? Mi venne una domanda che feci al mio compagno, ma che in realtà era rivolta a me stesso. Mi ricordo che gli chiesi se credeva in Dio. Mi guardò come se fossi impazzito e poi mi disse che non ci aveva mai pensato e che gli interessava poco la faccenda. Io dissi che non poteva esistere un Dio, perché la vita era un inferno. Rimanemmo a lungo di nuovo in silenzio con i nostri pensieri e poi aggiunsi che non esisteva neanche l'amore e che tutto era solo malvagità. Hai paura di morire? Mi chiese il mio compagno. No, qualunque cosa ci sia dopo, ammesso che ci sia un dopo, non può essere peggio della vita che ho vissuto finora. Sì, anch'io la penso così. Allora domani pomeriggio saremo finalmente ricchi. Si alzò lentamente e se ne andò, senza voltarsi, ed io mi sentii di pessimo umore, ed alcuni dubbi mi vennero in mente. Se per esempio qualcosa andasse storto, se ci prendessero. Il reato era grave, in quel caso ci avrebbero sicuramente condannati a morte, anzi ci avrebbero crocifissi, perché quella era la punizione che Roma dava a chi aggrediva i suoi soldati. Un fremito mi percorse la schiena e per un attimo pensai di lasciar perdere, ma poi, anche se così fosse stato, almeno questa esistenza da bestia sarebbe finita. Vagai pensieroso fino a sera e poi mi addormentai facendo un sonno inquieto.
Il giorno dopo trascorse pigramente, fino a che fu ora di incontrare il mio compare all'ora stabilita. Il soldato che portava le paghe aveva un'aria stanca ed aveva un brutto aspetto. Sembrava essere proprio stufo di tutto. Lo guardai a lungo e mi parve che avesse più o meno la mia età e che fosse ugualmente disgustato dalla vita quanto lo fossi io. Chissà come soldato quante ne aveva dovuto vedere. Quando si avvicinò al luogo dell'agguato, gli fummo subito addosso e lo buttammo per terra, ma egli si difese, riuscì ad alzarsi e a chiedere aiuto. Ma noi fummo più veloci di lui, lo colpimmo violentemente ed afferrata la preziosa sacca scappammo. La nostra fuga però durò poco perché la guarnigione vicina, allarmata dalle grida del soldato, ci catturò e ci buttò in una maleodorante prigione da cui era impossibile uscire. All'inizio fui terrorizzato, ma poi mi tranquillizzai perché la nostra sorte era segnata e non potevamo fare più niente. Del resto faceva parte del gioco, ed era molto probabile che prima o poi saremmo finiti così. Il mio compagno era sdraiato, mogio, con le mani che gli coprivano il viso, ma io mi sentivo sempre più arrabbiato e furente ed incominciai a dare pugni e calci alle pareti, fino a farmi male. Ad un certo punto, nella cella a fianco, al di là di un'inferriata, vidi un uomo solo, accasciato in un angolo, che sanguinava. Lo osservai e pensai che era un poveraccio come noi, con una vita simile alla nostra. Ma poi alzò il capo e mi guardò con degli occhi azzurri così profondi che mi turbò e rimasi pensieroso, guardai le sue belle mani e sentii che doveva essere un nobile, non un bifolco come noi. Misteriosamente caduto in disgrazia, e fui sempre più convinto che la vita era proprio un inferno. Ritornai al mio posto e vidi il mio compagno che piangeva. Mi dispiacque vederlo così, ma non avevo parole per consolare me stesso e quindi non ero certo in grado di consolare un altro. Ero disperato anch'io, ma non riuscivo a piangere. Mai nella mia vita avevo pianto. Mi limitai a dargli una pacca sulla spalla ed a sorridergli, sapendo però che non gli sarebbe servito a nulla. Dopo un po' di tempo arrivarono delle guardie a prenderci. Sapevamo bene quale era il nostro destino. Ci spintonarono fuori dalla prigione. Un soldato ci lesse l'accusa e la nota condanna e ci diedero a ciascuno una croce da portare.
Il mio compagno non piangeva più e mi sorrideva. Gli ricambiai il sorriso e fui contento per lui. Chissà che percorso solitario aveva fatto in quelle ore. Pensavo che sicuramente le aveva impiegate meglio di me, che ero rimasto con la mente ottusa e vuota. Con la croce in spalla mi avviai per il sentiero polveroso e poi mi sentii osservato. Mi voltai e con la coda dell'occhio vidi quell'uomo dagli occhi azzurri, quel compagno della cella a fianco, che mi aveva guardato con quei bellissimi occhi. Gravemente ferito, ansimava sotto il peso della croce e pensai che da un punto di vista era più fortunato di noi, perché sicuramente più debole, sarebbe morto presto, prima di noi, che eravamo forti ed in piena salute. Questo pensiero mi fece diventare rabbioso ed incominciai a maledire i soldati e Roma. Purtroppo ricevetti solo qualche calcio e niente di più. Ogni tanto mi voltavo e vedevo quell'uomo ferito cadere più volte e mi dispiacque non poterlo aiutare perché i soldati romani mi impedivano di avvicinarmi a lui. Ci volle un po' per arrivare sulla collinetta dove saremmo stati crocifissi. E l'uomo con gli occhi azzurri era rimasto molto indietro, ed alla fine i soldati, per far prima, fecero portare la sua croce da un'altra persona. Stavano già crocifiggendo il mio compare, e mi stupii che non urlasse, ma rimanesse in silenzio e quieto, mentre i suoi occhi vedevano già lontano, dove io ancora non riuscivo a vedere. Mi ricordo invece che, purtroppo, quando fu il mio turno, gridai molto, e non solo di rabbia, perché avevo un gran male, e quando issarono la mia croce, avevo fortissime fitte e crampi dappertutto. Anche l'uomo con gli occhi azzurri non urlò e rimase quieto ed io pensai che ero proprio sfortunato a soffrire così, ma non riuscivo a pentirmi dei misfatti che avevo commesso perché mi sembrava un'ipocrisia e perché ero stato sempre costretto da necessità ad agire così. Non avevo potuto scegliere, ma in ogni circostanza era stata la vita stessa che aveva scelto per me. Forse era stato diverso per il mio compagno, che aveva gli occhi fissi al cielo, chissà. A modo suo aveva trovato quel Dio che fino a ieri pensava non esistesse. La croce con l'uomo dagli occhi azzurri fu issata in mezzo alle nostre due. Ed egli ci guardò con uno sguardo dolce e sognante, sorridendoci. Il mio compare delirava e chiedeva perdono.
ed egli ci disse che presto ci saremmo trovati, ritrovati tutti e tre in paradiso. Questo mi fece veramente infuriare e con tutta la voce che avevo ancora urlai addosso a tutte e due, che erano dei pazzi a credere in un paradiso, che non esisteva nessun Dio, perché altrimenti non saremmo morti in quel modo così crudele. Avevo anche urlato al mio compare, che era un ipocrita, perché con tutti i misfatti che aveva commesso, adesso aveva paura. Avrebbe dovuto pensarci prima, se voleva avere la coscienza a posto, e che io, almeno, ero coerente, conscio di meritarmi una fine così, visto tutto ciò che avevo commesso. Lo sfogo mi lasciò senza fiato, perché sputai parecchio sangue dalla bocca e poi vidi un soldato che da sotto mi guardava. Sotto la barba ispida aveva un aspetto da bambino stupito e spaventato. Si allontanò per poi tornare con una spugna umida sopra una lancia e con quella mi pulii il viso e poi, sempre allo stesso modo, diede da bere a tutti noi tre e dopo si sedette sotto le nostre croci solo perché gli altri soldati non c'erano più. Non so quanto tempo passò, ma sentivo che le forze mi abbandonavano e poco per volta sentii meno dolore. Con la vista appannata mi sembrò di vedere il mio compare e l'uomo dagli occhi azzurri reclinare il capo. Probabilmente erano morti. Rimanevo quindi solo, come lo ero stato sempre, in tutta la mia vita. Gli altri erano tutti andati via. Restava solo più quel soldato romano che dal basso mi guardava con uno sguardo infantile e stupito. Mi ricordo che con tutte le forze che ancora avevo maledissi la mia sorte, i soldati romani, la vita e Dio, ed urlai al cielo, diventato ormai scuro, che non era giusto vivere e morire così. Che non era giusto vivere e morire così, come una bestia.
sputai ancora molto sangue, mentre si mise a piovere a dirotto con tuoni e fulmini. Ormai sapevo che stavo per morire e pensai che almeno l'acqua mi avrebbe rinfrescato dall'arsura insopportabile, lavando il mio corpo sporco e mal ridotto. Mi svegliai in prossimità di un lago. L'erba era morbida e fresca. Ero vestito con una veste candida, scalzo e perfettamente riposato. Guardai lo specchio d'acqua e vidi me stesso come un bel giovane dai capelli ricci. Dove mi trovavo? Mi venne incontro un altro uomo che mi pareva familiare, ma non mi ricordavo dove l'avessi incontrato. Era scalzo come me, con una veste chiara, e mi si avvicinò sorridendomi e sedendosi vicino a me. Fu quando arrivò l'uomo dagli occhi azzurri che mi ricordai. Ci abbracciò e poi ci mettemmo tutti e tre a ridere così, senza un motivo. Intorno a noi c'era una luce che rendeva ogni cosa splendente. Tutto aveva un colore così intenso ed un profumo di incenso aleggiava intorno, mentre dolci musiche familiari mi accarezzavano le orecchie. Guardai i due compagni vicino a me, che avevano un viso radioso, e dissi loro: «Sono stato molto turbato. Penso di aver fatto un bruttissimo sogno». Mi ricordo che l'uomo dagli occhi azzurri ci prese entrambi a braccetto e ci parlò con voce dolce. «Certo, cari fratelli, avete fatto solo un brutto sogno. Non pensateci più ora. Assaporate i profumi e ristorate i vostri cuori nella pace e nella gioia, perché adesso torniamo da nostro padre, che ci aspetta con ansia».